Oggi in questo video vi voglio parlare di un frutto antico, le giuggiole, chiamate anche dattero cinese proprio per la loro dolcezza. Ma vi rimando subito dopo la nostra sigla, però voi ricordatevi di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Questo è il frutto, non è ancora maturo, ma può maturare tranquillamente in casa. Quando è maturo assume la colorazione marrone rossastra, sembra una piccola peretta, è molto molto dolce quando matura, ma quando non è maturo non è assolutamente dolce. Vedete, questo è il colore della maturazione della giuggiola, qua è verde e qui è un po' più scura, vedete, questo è il colore ideale. Per far arrivare prima a maturazione le giuggiole, le mettiamo in una busta di plastica con una mela. Infatti le mele, vedete questa è la mela, contengono etilene, un ormone volatile che fa maturare velocemente la frutta. Chiuso il sacchetto, assisteremo gradualmente alla trasformazione e alla maturazione dei frutti. Dopo circa una settimana le nostre giuggiole sono stramature e queste così vanno mangiate di questo colore. Ma cosa ne faremo di queste giuggiole? Come utilizzare le giuggiole? Possono essere mangiate così oppure le facciamo essiccare nella nostra Babele, la torre. Vi metterò il link Amazon in descrizione per acquistarlo, è in offerta speciale. Io la uso tantissimo ormai da molti anni, chi vede i miei video lo sa benissimo. La faremo essiccare almeno 24 ore e dopo le mangeremo, le conserveremo in un barattolo e le mangeremo durante l'inverno, vedrete che saranno dei veri e propri datteri. Invece il mio metodo preferito per conservare le giuggiole è farle sotto spirito. Stiamo preparando uno sciroppo, facciamo 60% di acqua, 40% di zucchero. Nel frattempo prendiamo le giuggiole e le mettiamo in un barattolo con chiusura ermetica. Versiamo la soluzione di sciroppo ancora calda all'interno del barattolo. Diamo anche una bella sterilizzata a tutto. Facciamo raffreddare. Nel frattempo decidiamo la quantità di alcol. Normalmente va dal 50 al 30%. Io le faccio poco alcoliche così le gustiamo un po' tutti in famiglia. Qua sto facendo la frutta candita e potrete trovare il video su YouTube. Come vedete siamo molto impegnati. Aggiungiamo l'alcol e il gioco è fatto. 2 mesi nella nostra dispensa al buio, chiudiamo e poi potremo mangiarci le nostre giuggiole in alcol. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciarci un commento, un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube.